La Sposa Vermiglia parla di una ragazza giovanissima che credeva di dover spendere la sua vita intera in convento e invece improvvisamente può sposarsi. Però il destino ancora una volta le fa una beffa. La destina in sposa a un uomo orribile, vecchio, fascista e mafioso. In tutto questo, improvvisamente arriva l'amore, un amore proibito, un amore che conduce a una grande tragedia, eppure che salva la sua vita intera. È un romanzo che ha dentro l'anima di un melodramma classico, con il crescendo orchestrale della tragedia, e insieme è una storia molto vicina a noi, la storia di una ragazza giovane che scopre l'amore e i suoi segreti. Allora, i punti di forza di questo romanzo di Teheran, secondo me, sono almeno due. Uno è la scrittura, che è una scrittura che porta dentro di sé tutti i sapori, i profumi della sua terra, la Sicilia, il profumo degli aranci in fiore, il profumo del mare, i profumi delle candele, delle cere che si sciolgono in queste chiese barocche, cariche di immagini. E insieme è una lingua molto limpida, la lingua di una scrittrice che sa lavorare davvero sulla sua pagina. L'altro punto di forza è senza dubbio che questo è un grande romanzo d'amore. È un grande romanzo che racconta la forza dell'amore, la capacità dell'amore di cambiare il destino, di modificarlo e di riscattare le vite di chi lo prova. Teheranno è una scrittrice devota alla propria scrittura, che dedica alle sue pagine, le attenzioni che una madre dedicherebbe a un figlio. Ha lavorato, al suo libro con grande passione, ha accolto, qualche stimolo, che così, in redazione l'abbiamo dato, su qualche personaggio che poteva forse emergere di più. Era un libro compiutissimo quando è giunto tra le nostre mani, quando l'abbiamo letto per la prima volta e che viene pubblicato con variazioni abbastanza piccole rispetto alla sua prima stesura. Questo romanzo nasce in realtà in modo molto autobiografico per due ragioni. La prima è che l'autrice ha attinto a memorie familiari e a racconti che ha raccolto nel paese da cui proviene, da Melilli, vicino a Siracusa in Sicilia. L'altra ragione è una ragione ancora più intima e che lascia delle tracce forti nel romanzo, ed è quella che l'autrice ha rischiato la vita, ha rischiato di morire, ha subito un'operazione molto grave e in quel momento è nata l'ispirazione per questa storia. Il palpito di questa sofferenza così autentica, moderna e non antica si sente nelle pagine. Una ragione per cui si può leggerlo è per sognare, perché questa è proprio una storia d'amore di quelle incantate, di quelle, non lo so, di quelle che si sognano Jo, Beth, Amy, le protagoniste di Piccole Donne. Un'altra ragione è quella di scoprire una scrittrice che io sono convinta lascerà la sua impronta nella narrativa italiana contemporanea perché ha uno stile, una grazia e una musicalità molto speciali. La terza ragione è per esorcizzare la paura che ogni amore finisca, perché questo libro è la testimonianza viva che l'amore lascia sempre un segno e anche una storia tragica come quella che veramente successe alla protagonista un secolo fa in Sicilia ha lasciato il suo segno al punto che una scrittrice oggi l'ha tirata fuori dal buio della storia e l'ha voluta raccontare. Questo libro si inscrive a pieno titolo in tutto il filone della grande narrativa sentimentale, in particolare di quella fortemente legata alla terra. E quindi, non lo so, questo libro ricorda, cioè può ricordare alcuni personaggi del Gattopardo, questo libro mi ricorda alcuni romanzi di Dacia Maraini, e ha questo sapore siciliano e passionale che si trova in tanti autori importanti che hanno fatto la storia della nostra letteratura.